Almost time to be on air. Let's go, Jambalay. On Skype. And just waiting for the transmission to start. Here we are. Oh, diciamolo il nome, lo possiamo dire, sì. Milanesi Roberto, facciamo la pubblicità, no? Se solo posso. Milanesi Roberto, come si fa un annuncio speaker davvero di genere? Me lo voglio sentire in diretta, me lo fai di quelli belli fighi anni 90. Fammelo un po' sentire. Stiamo mandando la musichetta. Fai una promozione al tuo DJ, vediamo un po'. Tu sei il produttore, vai. Ecco a voi, ragazzi, DJ Francesco Conti, number one from Ibiza! Grande, grande, grande. No, a parte gli scherzi, Francesco a Ibiza ha suonato benissimo. Sono stato 3 ore a guardarlo prima di crollare perché erano tipo le 7 del mattino, però è stato bello, veramente. Boss, ti posso fare? Mi sfugge una cosa, ero a Ibiza ma non ricordo molto io di Ibiza perché sinceramente forse ero sotto effetto alcolico. C'era un posto pieno di schiuma, fighissimo. Sì? Era bellissimo, ma lì ci avete suonato? No, quella che dici te, l'amnesia. Sì. Lo spuma party, spettacolare. No, l'amnesia non l'abbiamo fatto, Robby. No, perché eravamo impegnati allo Space, quindi... Sì. L'amnesia ci manca. Infatti, Robby, te dovresti... quest'anno l'amnesia dovresti puntare... No, ma infatti va la serata. Sì, ma infatti quando facciamo tipo il quinto anniversario di Jambalay Records, facciamo direttamente allo Space... Roberto, guarda, ti accompagno, ti porto le borse, io ti vengo dietro, ma basta che mi porti. Io faccio la pizza. No, aspetta, ma voi state scherzando, ma adesso io vi anticipo questo, che è un progetto che è ancora in divenire, perché arriverà in giugno. Comunque, anche Pier Davide ha fatto il remix, è un progetto di Mo Black, che è questo nostro produttore che vive in Africa, in Ghana, West Africa. Sarebbe Domenico Falcone il suo nome, anzi lo salutiamo. Ciao Domenico! E questo uscirà con dei remix, come vi dicevo, che spaccano, perché ci sono questi personaggi incredibili come Santonio Eccles e Jordan Fields, che sono di rispettivamente Detroit e Chicago, ma poi abbiamo anche un altro americano che è Jason Dubb, abbiamo Atramix che è dal sud della Francia, abbiamo Pier Davide della Ghana. E poi Pier Davide già lo vedo sul podio. Io ho sentito gli altri nei mix, sono qualcosa che uno proprio si piega. Sono eccezionali proprio. Allora vogliamo dire il nome: We Run the Music Remixes, ok? We Run the Music Remixes. L'hai detto, Robby? L'ho detto, mi è scappato. Applauso. We Run the Music. Aspetta che c'ho anche il jingle, aspetta. Jambalay Records and CBJ. Aspetta. Boh, rifaccio, Jambalay Records and CBJ. Mi è piaciuto? E pare Radio Taxi, non so che pare 35-70, no? Aspetta che te lo rallento un attimo, così. Aspetta. Jambalay Records and CBJ. Piace, questa è Victoria, la mia assistente robot che è qua sotto al tavolo, che... È troppo robotico, Robby. È un po' robotico, sì. Che adesso saluto. Ciao Francesco, ciao Pier Davide. Ciao. Grande boss. Grande rega. E quindi da oggi in poi avrai un grande ammiratore che sono io. Grande, ti ringrazio. Esattamente, siamo stati a Ibiza per il release party di una cosa che abbiamo fatto in collaborazione io e DJ Fullone, anzi salutiamo anche lui, chissà che ci sente. Grande Fabrizio. Grande Fabri. E quindi niente, ci siamo incontrati, abbiamo suonato insieme a questa serata, è stato un colpo di fulmine, ci siamo innamorati, siamo rimasti grandi amici e poi lui mi ha presentato Pier Davide, che è diventato subito una delle colonne portanti della Jambalay Records. E vabbè, noi abbiamo più di 100 artisti da tutto il mondo, ci tengo a dirlo, perché cioè, non è che uno dice Pier Davide lo conosci da una vita, però è uno di quelli, cazzo, ed è anche uno bravo.
Io vi ringrazio tantissimo, volevo salutare pure parecchi collaboratori nostri, comunque che stiamo tirando fuori parecchi progetti. È proprio una grande famiglia questa qui. Esatto, Jambalaya Records nasce più che altro come una famiglia di produttori che credono in una missione, no? Che è quella di portare avanti un movimento nella musica house che sia, diciamo, ispirato dalle radici black della house music, quindi cioè la musica house anni 90, ma anche contaminazioni con altri generi black come, non so, il jazz o l'R&B, il soul, rhythm and blues, non so. Questo perché crediamo nell'incontro delle culture come generatore di musica di qualità. Cioè, tutte le cose belle nascono dagli incontri di culture, questa è la nostra filosofia. Cerchiamo di essere una grande famiglia dove tutti hanno il loro spazio. E anzi, adesso, grazie al nostro vocalist di punta che è Mike Anderson, che ci sta ascoltando, credo, che approfitto per salutare. Ciao Mike! E lui sta facendo dei progetti con artisti di grosso calibro, adesso ve ne dico un paio al volo, cioè Colin Dale, Santonio Eccles, Orlando Vaughn, Jordan Fields. Pienamente d'accordo, ha detto che vi aspetta per portarvi nel circuito degli after hour. Così. Faccia un po' allora. È una bella ragazza, tra l'altro. Mister. Yes. Se ce lo vengo io a Chicago allora, Vabbè raga, facciamo un Jamba Bus, ci abbiamo Pier Davide che si è proposto di guidarlo. Senti, la guida che guidi te. No, c'è Pier Davide che c'ha la patente. Allora, devo dire questo, sono venuto in macchina qui alla radio, siamo venuti qui agli studi, siamo venuti in macchina con guidava Pier Davide, insomma. Mi sono emozionato. No, vabbè. A un certo punto mi sembrava che guidava Mr. Magoo. Mi ci ha attaccato al vetro. Sì, noi, allora, sai perché? Boss. Oh, sto qua! Perché praticamente tutta una strada, no, mi chiamavano, facevano, senti, Roberto, è qua, là, dov'è che, dov'è che dobbiamo andare, a sinistra, a destra, no, venire dritti da qui, perché qui siamo a Roma, questi sono i Castelli di Giovanni, c'ha, diciamo, una bella storia, Genzano, quella attuale città, è un bel paesino, quindi qui si mangia bene, c'è tutta l'arietta fresca, fa un po' freschino, state, comunque, si sta bene, allora loro sono venuti a trovarmi, loro non riuscivano a vedere, loro con Tom... Comunque alla fine della fiera, come si dice a Roma, sto disco, non so se mi ha ascoltato per niente. Raga, io volevo comunque fare, cioè, un ringraziamento veramente a tutti voi a Roma, perché credo che, cioè, la nostra cultura venga da lì e l'impero romano ha avuto il pregio, il privilegio di essere una dei primi imperi che ha assorbito tante altre culture, quindi ecco perché la nostra musica è così completa, perché comunque abbiamo risentito dell'influenza dell'Africa, dei paesi arabi, dell'India, e grazie all'impero romano siamo multimediali, multinazionali, e questa è anche un po' la filosofia della Jambalaya Records. In arrivo, ecco che sta mettendo la puntina sul disco, apparentemente sta arrivando. Ecco, questo è il tuo? Sì. No, io intendevo il tuo biberino, ovviamente. Pier Davide. Eccolo qua. E per l'appunto vorrei ringraziare anche Matt Atramix, che mi ha dato dei suoni, delle idee con cui ho potuto realizzare questo remix. Sappiamo, Roberto, ci sei? Sì, sto qua, sto ascoltando. Sappiamo che la filosofia di questa etichetta è proprio di collaborare, quell'espansività che diciamo non è tanto comune, ecco. Quindi ringrazio veramente a tutti quanti. Sì, non è comune, perché comunque cioè, il discorso è che la gente ha paura delle novità, no? Ha paura dell'incontro di cose che non conosce, mentre invece la nostra ricchezza è proprio quella. Robby, ti interrompo, ce l'ascoltiamo questo? Vai! Allora ce l'ascoltiamo! Allora io ti chiudo, ovviamente, tanto ce l'ascolti direttamente via Skype, ok? Yes, sono qua, ciao! A tutti gli amici, arrivederci a tutti, questo, posso dire il nome? Vado tranquillo, mette Matt Atramix, Magic Time Remix, Pierda.
niente. Ci dia un attimo di lucidazione in merito a questo discorso, perché io mi sono perso con la SIAE su questa cosa. Sì, allora, vabbè, la regola è che se tu fai un remix di tua iniziativa, cioè nel senso che non è che te lo chiede l'artista, cioè puoi fare o una cover, e allora se fai la cover basta che metti comunque il titolo originale e i diritti di riproduzione meccanica o DRM vanno all'artista che ha fatto la canzone depositata, ok? E qui c'è l'arcano, però. Perché? Se tu fai un remix di Shakira, faccio esempio. Sì, allora, se il remix non è autorizzato, no? Mettiamo. Sì. Quello non esiste, cioè non esiste proprio, cioè non lo potresti neanche suonare. Bravissimo. Perché sarebbe una violazione dei diritti dell'artista originale che non ti ha dato il permesso di fare remix. Ecco qua, allora abbiamo capito come funzionava, perché veramente non era molto chiaro quando ce l'hanno spiegato a noi questa cosa. Dicevano no, in realtà esiste ma non esiste. Dico no, vabbè, sì. Non c'è. Allora io volevo andare bene un po' di birra e mi andavo fuori. Ho capito, me ne ero accorto. Mi è uscito fuori di melone. Senti, allora, noi ti diamo un grande bacione, un abbraccio, un saluto alla Romagna. Sì, che poi stiamo in Emilia più che altro, comunque... Anch'io volevo salutarti, Roberto. Raga, un salutone a tutti voi. Voglio salutare ancora Mike Anderson, che è il mio socio in Mike and Rob. Adesso stiamo preparando un live che si chiama Mike Anderson and the Mean Machine, dove useremo la 303, che è quel suono acido che avevamo ascoltato prima, con queste modulazioni, questi suoni. Questa è proprio la MC303, che è una macchina che si usava negli anni 90, quindi... Robby, yeah. Il manuale della 303 ce l'ho tutto stampato in testa. A voglia! Hai capito? Me lo sono studiato giorno, notte, non dormivo più quando appena comprata una... Mamma mia! Lo capisco, è una mania che avevamo noi negli anni 90. Hai capito, sì. E il groove sampler pure. Sì, certo. Perché l'MC è l'evoluzione del DB303 della Roland. E poi c'era anche la QY della Yamaha, QY20, QY10, che avevano quei suoni lo-fi, un po' 8-bit. Rabbi, allora io ti saluto, grazie della compagnia. Un abbraccione a tutti quanti, agli ascoltatori di Radio Libera Tutti, grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Applausi a tutti quanti, ciao raga. Grazie a te. Ciao Rabbi. Ciao.